Un caro saluto ai telespettatori di Misericordia Televisione, questa nostra emittente, che vorrebbe rendere un servizio in continuità con quella che è stata TRSP del carissimo Buonanima di Don Stellerino Danniballe. Ci siamo rimessi in gioco per, ripeto, recepire anche l'invito che Don Stellerino tante volte ha fatto a me e a qualche altro insieme a me. E quindi ci auguriamo che possa essere valido questo servizio che intendiamo rendere alla comunità, alla Chiesa, ai valori che Cristo ci propone. Queste nostre conversazioni, abbiamo già iniziato tempo fa, vertono su un libro famoso al suo tempo, L'Imitazione di Cristo, scritto, si dice, si attribuisce a un monaco tedesco. Tommaso da Kempis tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400. Un libro che ha fatto parlare di sé, sì, che tanto bene ha fatto, rivolto in modo particolare alle comunità dei monaci, dei frati, delle suore, però per quello che di valido contiene questo libro è stato seguito anche dai laici. Poi è stato un po' abbandonato. Per una visione in certi aspetti pessimistica o esagerata della vita, però tolto quello che è da togliere in una visione più correttamente cristiana, ritengo e riteniamo intanto insieme a me ancora valido questo libro chiamato L'Imitazione di Cristo. Che vuol dire imitazione? E che vuol dire imitare Cristo? Vuol dire mettersi sulla sua scia. Vuol dire seguire l'invito che ci ha fatto, che vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, lascia la parte brutta e cattiva che c'è in sé e mi segua. Se il caso, prenda anche la sua croce e segua la mia croce perché in essa troverà la piena realizzazione della propria vita. Ecco allora, carissimi telespettatori, continuiamo la riflessione su questa volta è il capitolo sedicesimo che ha come titolo, come tema, Sopportare i difetti degli altri. Pensate... Sopportare i difetti degli altri. Quei difetti, nostri o daltrui, che non riusciamo a correggere, li dobbiamo sopportare con pazienza, fino a che Dio non disponga altrimenti. Rifletti che per avventura questa sopportazione è la cosa più utile per te, come prova di quella pazienza senza della quale ben poco contano i nostri meriti. Tuttavia, di fronte a tali difficoltà, devi chiedere insistentemente che Dio si degni di venirti in aiuto e che tu riesca a sopportarle lietamente. Se uno, ammonito una volta e un'altra ancora, non si acquieta, cessa di litigare con lui. Rimetti invece ogni cosa in Dio, affinché in tutti noi, suoi servi, si faccia la volontà e la gloria di Lui, che ben sa trasformare il male in bene. Sforzati di essere paziente nel tollerare i difetti e le debolezze altrui, qualunque essi siano, giacché anche tu presenti molte cose che altri debbono sopportare. Se non riesci a trasformare te stesso secondo quella che pure è la tua volontà, come potrai pretendere che gli altri si conformino al tuo desiderio? Vogliamo che gli altri siano perfetti, mentre noi non correggiamo le nostre manchevolezze. Vogliamo che gli altri si correggano rigorosamente, mentre noi non sappiamo correggere noi stessi. Ci disturba un'ampia libertà degli altri, mentre non sappiamo negare a noi stessi ciò che desideriamo. Vogliamo che gli altri stiano stretti entro certe regole mentre noi non ammettiamo di essere un po' più frenati. In tal modo dunque è chiaro che raramente misuriamo il prossimo come noi stessi. Se fossimo tutti perfetti, che cosa avremmo da patire dagli altri per amore di Dio? Ora Dio così dispose affinché apprendessimo a portare l'uno i pesi dell'altro. Infatti, non c'è alcuno che non presenti difetti o molestie, non c'è alcuno che basti a se stesso e che di per sé sia sufficientemente saggio. Occorre dunque che ci sopportiamo a vicenda, che a vicenda ci consoliamo, che egualmente ci aiutiamo e ci ammoniamo. Quanta virtù ciascuno di noi abbia, ciò appare al momento delle avversità. Non sono le occasioni che fanno fragile l'uomo, ma esse mostrano quale esso è. Sopportare i difetti degli altri, ha scritto in questo sedicesimo capitolo l'autore dell'imitazione di Cristo. Sopportare quando è difficile, portare sopra, sopportare. Ecco, diceva Gesù a quegli anziani che... Hanno portata, letteralmente portata, trascinata davanti a lui la peccatrice e ha detto, maestro, che ne facciamo di questa donna? Questa peccata l'abbiamo scoperta in flagrante adulterio. Che dobbiamo fare? Mosè ci dice di ucciderla a pietrate. Tu che ne pensi? Gesù non si lascia prendere mai in castagno e risponde, accomodatemi. Scagliata la prima pietra. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Ecco potremmo parafrasare questa, questa espressione di Gesù e dire: Chi è senza difetti si ritenga però falso o bugiardo. Nessuno che ha un pochino di intelligenza e di onestà intellettuale deve riconoscere che di difetti ce ne ha. Ma che vuol dire difetto? Ecco, lasciamoci aiutare un po' dall'etimologia latina. Difetti viene dal verbo defectus, dal verbo deficere, che vuol dire essere mancante, essere carente di qualche cosa, di qualche cosa a cui si è dovuto. È un difetto, per esempio, la mancanza di pazienza. È un difetto l'orgoglio, è un difetto la presunzione. E tanti altri limiti della natura umana noi li chiamiamo difetti. Ora l'invito è quello di guardare i propri difetti per essere più capaci, più in grado di accettare e sopportare i difetti degli altri. Ecco, abbiamo un compito nella vita. Qual è questo compito? Quello di migliorarsi sempre, di correggersi giorno per giorno, che per noi cristiani è la conversione, la metano, cioè il cambiare rotta. Fare una svolta, un adù. abbandonare la via del difetto, la via della cattiveria, la via del peccato e ritornare alla via di Dio. Ci viene da Gesù questo invito, no? siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Sicuramente questa perfezione non la otteneremo mai, siamo essere limitati, imperfetti, finiti, però l'obiettivo è quello di. Camminare giorno per giorno in un auto-miglioramento con l'aiuto degli altri, con la sopportazione degli altri dei nostri difetti. Ecco allora accettare e sopportare i difetti degli altri è eh? dovere di carità fraterna. Dobbiamo provarci anche con umiltà, con semplicità, a dire: Fratello, io non sono migliore di te, io sbaglio come te, forse più di te, io ho più difetti di te, però mi pare che. Potresti correggere in questo aspetto, no? È il dovere della carità, della correzione fraterna. Ce l'ha ripetuto Gesù parecchie volte, ma se non ci riusciamo, affidiamo al Signore questo nostro fratello, mettiamo tutto nelle mani di Dio che sa avvolgere, trasformare in bene anche il male. E permettete una parentesi su questa espressione. Quando si dice Dio ha voluto questo, ecco proprio recentemente, personalmente mi ha toccato un lutto, non di famiglia, ma di una persona più che famiglia, perché per la parrocchia, per la comunità, per la diocesi, questa persona, Maria Cinquantenne, tornava da, per partecipare ad un funerale a Morrone. Pensate un pochino, e insieme al marito sulla moto. Una macchina probabilmente ha tagliato la strada, è stata sballottata di parecchi metri e praticamente è morta quasi all'istante. Sicuramente umanamente parlando, questo è un male. Però non possiamo appellarci a Dio. Dice: Dio ha voluto questo. Non diciamo queste cose perché Dio è padre, Dio è buono e Dio vuole il bene dei Suoi figli. Assolutamente no. Però Dio, poi, nei Suoi piani alti che ha, sa ricavare da questo male, da questo difetto, cioè da questa mancanza di questa persona talmente utile per la comunità, non solo nel campo religioso ma in tutti i campi, Dio sa fare in modo che da questo male risulti anche un bene. Ecco allora, fratelli e sorelle, sapendo che abbiamo pure noi i difetti, è logico, è necessario, è intelligente accettare e sopportare quelli degli altri. Forse non li vediamo i nostri difetti, oppure se li vediamo con la nostra arroganza e superbia non li vogliamo accettare. Ricordate quello che mh, dice la favoletta di Esopo? Anche chi ha fatto la scuola media ricorderà che Giove, il padre degli dei, ha messo sulle spalle una, doppia, una bisaccia, e non è doppia: la bisaccia è doppia, perciò si chiama bisaccia, no? che ha due scomparti davanti a noi ci ha messi i difetti degli altri, dietro ha messo i difetti nostri, per cui quelli degli altri ci sono sempre presenti. I difetti nostri che stanno dietro non li vediamo, non ce ne accorgiamo o facciamo finta di non averli. Quindi non tolleriamo però i difetti degli altri, vogliamo che gli altri siano ripresi, che siano corretti, che siano castigati. Ma questo non lo accettiamo per noi stessi e usiamo una doppia bilancia. Ma questo uso della doppia bilancia va contro la virtù della giustizia non solo, ma compromette anche i nostri rapporti. Se pretendiamo di essere noi migliori, i primi della classe, coloro che non sbagliano mai, coloro che additano gli errori, i difetti, i peccati degli altri, compromettiamo la giustizia e di conseguenza anche i rapporti tra di noi. Allora in questo caso qual è il comportamento da tenere? Qual è la logica cristiana? Portare i pesi gli uni degli altri, ci ricorda San Paolo, perché i pesi sono dei grammi, sono pesanti, perciò si chiamano pesi, no? Ma se ci aiutiamo a portarli, diventano più leggeri i nostri e diventano più leggeri quelli degli altri. Vedete il cristianesimo quando è capace di scendere nei problemi, nelle realtà umane e nel darci i suggerimenti che sono sicuramente i migliori. La logica cristiana è quella di portare gli uni i pesi degli altri. E questa è carità. Accettarsi è carità. Sono tanti gli aspetti della carità. eh? Non è solo fare l'elemosina, non è solo dare un piatto a chi, non è solo... Fare l'offerta nelle giornate di solitarietà, di carità. La carità ha tanti aspetti. Carità è accettarsi, la carità è perdonarsi, la carità è tante tante cose belle. Una, accettarsi, sopportare i difetti gli uni degli altri è uno degli aspetti della carità. Ecco, la carità diceva San Paolo: è paziente, la carità è lunganime, la carità sa aspettare, la carità è benigna, la carità tutto sopporta. E quindi usare nell'accettazione dei difetti degli altri è carità. Se facciamo questo, facciamo come fa Dio con noi. Quante volte durante la giornata Dio usa, esercita la carità verso di noi, allora fratelle e sorelle, che mi avete seguito in quest'altra puntata dell'imitazione di Cristo, nel capitoletto sedicesimo, di sopportare gli uni i difetti degli altri, la soluzione qual è? Nel rendersi capace di accettare gli uni i pesi, i difetti degli altri, è la preghiera. La preghiera è per il fratello che sbaglia. Questa è carità. E aiuta il progresso. La carità produce cambiamenti, la critica, l'additare i difetti degli altri produce solo divisione. La preghiera, che è una forma della carità, aiuta, aiuta a migliorare il fratello. Grazie.